Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti a questo nuovo incontro di Nemmeno con un click. Oggi sono insieme alla ministra Paola Pisano a parlare di cyberbullismo e soprattutto per noi del Movimento 5 Stelle l'importanza della rete, l'utilizzo di una rete in maniera etica, in maniera appunto sana. Abbiamo voluto fortemente un ministero, il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. Oggi, come vi dicevo, con noi c'è la ministra Paola, una ministra che comunque hai dimostrato già il tuo impegno, la tua serietà, conoscenza già proprio come ricercatrice presso l'Università di Torino del Dipartimento di Informatica, eppure come assessora appunto a Torino. E la cosa che mi colpisce di te, Paola, leggendoti, anche ascoltandoti nelle tue dichiarazioni, sono due aspetti fondamentali che voglio che adesso appunto ne parli in questa diretta. Digitale, etico e sicuro e inclusione digitale. Questi sono due aspetti che la nostra epoca, quindi l'epoca contemporanea, sono ovviamente due aspetti necessari di cui bisogna proprio parlare, ancor più in questa fase di emergenza inedita in cui ci siamo trovati, soprattutto nel periodo del lockdown, laddove la gente era costretta a stare a casa e di conseguenza stava più in rete. E talvolta si porta a in rete tutto ciò che nella vita reale poi di fatto si fa. E io, come tu ben sai, occupandomi di violenza di genere, ma in modo trasversale, in tutte le sue diverse sfumature, ovviamente anche da un punto di vista di rete, quindi di cyberbullismo, di hate speech, quello che poi in tutte le circostanze abbiamo anche parlato in questa rubrica di revenge porn, in questo periodo hanno raggiunto davvero un picco. Quindi parliamo con te adesso di digitale, etico e sicuro. A te la parola, cara, grazie. Grazie Cinzia, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere essere oggi con voi per affrontare un argomento che per noi è di estrema importanza, perché tutti quando pensano al Dipartimento di Innovazione, alle persone che si occupano di tecnologia, pensano sempre a persone che vogliono spingere la digitalizzazione e la tecnologia su qualunque cosa. Invece, in realtà, il nostro approccio alla tecnologia è un approccio molto più umano. Se la tecnologia non porta, a risolvere delle problematiche per le persone, se la tecnologia non dà opportunità alle persone che oggi non hanno opportunità, se non è inclusiva, se non è etica e se non vengono studiati gli effetti negativi della tecnologia, allora è meglio non metterla. Ci sono tante tecnologie che noi oggi abbiamo utilizzato in questo periodo di lockdown, che sono delle tecnologie che ci hanno permesso di continuare la nostra vita anche chiusi in casa, no? Ad esempio le piattaforme per l'e-learning, per l'educazione a distanza. Bene, adesso dobbiamo farci però una domanda. Siamo stati bravi, siamo stati digitali, le abbiamo utilizzate, l'educazione è andata avanti, l'amministra Azzolina ha fatto un grandissimo lavoro. Cosa succederebbe alla società se l'educazione fosse tutta digitale? Cosa succederebbe all'economia? Cosa succederebbe alle persone? E quindi quando si inserisce una tecnologia, la prima cosa che bisogna iniziare a pensare sono quelli che noi chiamiamo i side effect, cioè qual è l'effetto che produce una tecnologia che viene usata massivamente all'interno di un paese e come si possono accompagnare i cittadini per fargli usare la tecnologia. È vero che noi siamo della scuola della pratica, più servizi digitali fai, e più diminuisce il digital divide. Siamo meno per insegnare ai cittadini a usare le tecnologie, dagliele, fai dei servizi semplici da parte della pubblica amministrazione. L'esempio banale è questa applicazione che noi abbiamo sviluppato, questa app per le notifiche di contatto per aiutare il Ministero della salute a limitare la diffusione del coronavirus. L'applicazione è banale, è semplice, i cittadini la usano perché è facile. Quindi le tecnologie devono essere molto facili e bisogna farle. Dopo un po' poi i cittadini le usano. E certo che siamo in Iniziano a fidarsi perché spesso si è anche, come dire, reticenti nell'affidarsi a qualcosa di nuovo, poi soprattutto alla tecnologia. Pensiamo non tanto ai nostri giovani che comunque sono nativi digitali, millennials, insomma, sono abbastanza propensi a questo, ma anche agli anziani.
Sì, noi, questo è verissimo. Allora, le tecnologie, diciamo, non sono solo per i giovani, le opportunità. Noi abbiamo un paese, diciamo, sempre fatto di anziani, ci sono tanti anziani. Benissimo, ci sono tanti anziani, ma io quando avrò 65 anni, la mia vita è finita a 70, io voglio avere delle opportunità nuove, voglio avere una seconda vita. Finisco di lavorare, voglio fare qualcos'altro, ma le tecnologie mi devono offrire quel qualcos'altro. Cioè il futuro, e perché solo per i giovani? Il futuro è anche per gli anziani. Finché vivi c'è futuro, no? Assolutamente d'accordo. Quindi assolutamente bisogna offrire anche opportunità a loro. Non è, noi pensiamo, però ovviamente questa è una convinzione che i nativi digitali non esistano, perché non è che perché tu nasci che hanno già inventato l'iPhone o l'iPad o lo smartphone, significa che tu sei un nativo digitale. Non è che se io nasco al mare so nuotare. Non è detto, me lo devono insegnare. E ai nostri giovani bisogna insegnarglielo. La sfida è una sfida culturale, non nell'utilizzo, ma nella capacità di un utilizzo migliore. Cioè, ad oggi i nostri giovani hanno un utilizzo un po' passivo dei mezzi tecnologici. Noi andiamo molto su Facebook, usiamo molto i social, ricerchiamo le opportunità di lavoro, ci costruiamo il nostro lavoro, utilizziamo i servizi che ci servono, non è detto, un po' perché non lo sappiamo, un po' perché non ce lo insegnano, un po' per tante cose, però internet deve essere usato in modo attivo, io posso trovare lavoro, posso creare un lavoro, no? Posso risolvere dei problemi e questo insegnamento bisogna portarlo all'interno delle nuove generazioni, così come nelle altre generazioni. La sfida, diciamo, è un po' questa: da un lato utilizzare internet in modo attivo, dall'altro la rete amplifica lesività e la gravità di condotte che sono sempre esistite. Sempre il bullismo c'era quando io ero Ci ragazza. trovavamo. Okay. Paola, ti abbiamo perso. Ah, Ma nei ok. meandri della cibernetica. Allora, riprendiamo un po'. Dicevo che l'utilizzo della tecnologia spesso è un utilizzo passivo che fanno i nostri giovani. Bisogna insegnarli a trovare anche opportunità, non solo a navigare sui social, perché internet ti può offrire lavoro, ti può aiutare a costruire un lavoro per te, insomma, ti può far risolvere tanti problemi. Ci sono anche strumenti che ti aiutano a risolvere problemi nel quartiere dove sei, insomma. Tante cose, shop, spesa online, e-commerce, puoi fare tante cose, no? Soprattutto per noi pigri, noi pigri sfruttiamo molto bene la rete per fare qualunque cosa. Ma la sfida culturale, oltre a usarlo in modo attivo, questo canale di comunicazione, la grossa sfida è il fatto che la rete amplifica la lesività e la gravità di condotte che sono sempre esistite. Per questo motivo è, diciamo, importante scuola e famiglie, perché ecco, la scuola e la famiglia sono proprio quei luoghi dove bisogna iniziare a educare le persone a utilizzare la rete in modo consapevole, spiegando opportunità e rischi. Pensare due volte prima di mettere un contenuto internet in rete. Pensarci, come quando ci dicono prima di parlare, pensate due volte, no? Stessa cosa in rete. Prima di mettere qualcosa in rete, pensateci, state creando una fake news? Siete sicuri di quello che scrivete? Utilizzate delle frasi che possono essere lesive verso qualcuno? Spesso, diciamo, questa condotta, questa cultura deve essere insegnata. Noi non ce l'abbiamo su internet, sulla vita ce l'abbiamo un po' di più. Sì. E quindi un messaggio che insomma vogliamo mandare ai ragazzi, più che ai ragazzi, intanto in prima battuta è sia ai docenti che comunque alla famiglia, quindi all'agenzia educativa, quindi il compito dell'istituzione di formare ed educare in una materia. Poco fa si parlava anche di informatica, quanto in realtà si possa studiare questa materia. Forse lì l'insegnante di tecnologia, credo che sia l'informatica, debba in qualche modo dedicare uno spazio a quella che diciamo, viene definita anche la cosiddetta netiquette, cioè l'educazione proprio di un corretto uso di quando si sta su internet, in rete. Sì, E poi esatto. ovviamente il ruolo dei genitori deve esserci una perfetta continuità e laddove c'è una mancanza da una parte o dall'altra,
come dire, bilanciarsi per chi, soprattutto come noi che siamo mamme, crediamo fortemente nella continuità tra scuola appunto, e famiglia. Sì, esattamente. Noi la chiamiamo educazione civica digitale. Bisognerebbe, diciamo, dare l'opportunità ai ragazzi di imparare come si utilizza la rete, quali sono i pericoli, cosa possiamo, no, non tutto è stalking, non tutto è cyberbullismo. Ci sono delle cose che possono darci fastidio, ma non ci stanno bullizzando, non ci stanno stalkerando. Allora, cos'è davvero stalking? Quali sono le cose che tu puoi dire o non dire in rete? Se ricevi del cyberbullismo, se ti fanno qualcosa che puoi denunciare, come ti puoi proteggere, come puoi denunciarlo? Noi, ad esempio, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Chi odia paga, attraverso una Sì. startup innovativa a vocazione sociale, che è proprio nata per combattere ogni forma di odio online, come il cyberbullismo, lo stalking, il revenge porn, l'hate speech e la diffamazione online. E questa iniziativa è entrata dentro un nostro grosso contenitore di formazione all'interno della nazione che si chiama Repubblica Digitale, dove abbiamo messo insieme tante aziende, soggetti pubblici e privati che fanno formazione sulla tecnologia, l'utilizzo della tecnologia, del digitale, dei servizi digitali a vari livelli, a vari target di cittadini, giovani, gli anziani, insomma, un po' tutti. E, attraverso questa startup, questa iniziativa, si insegna ai ragazzi, qualora si riceva diciamo, una forma di odio che loro giudicano qualcosa che Venga non resa la propria identità, sì. esatto, a chi rivolgersi? Allora, noi non è che ci sostituiamo agli avvocati e legali, a chi davvero sa capire se è hate speech, cyberbullismo, ma indirizziamo i giovani, nel pieno della loro privacy, anonimato, a sapere dove rivolgersi nel caso ricevano un determinato comportamento o subiscano un determinato comportamento in rete. E questo serve perché spesso i giovani lo subiscono, non sanno a chi rivolgersi, si vergognano e quindi ci sono poche denunce. E quindi bisogna anche fare in modo che il ragazzo abbia una strada semplice, sicura, protetta per denunciare. Soprattutto la cosa triste e grave è che oggi in rete chi bullizza e chi viene bullizzato sono spesso minorenni, sono sempre ragazzi che appartengono alla stessa età. Quindi è un fenomeno che contestualmente il bullizzato e il bullizzante appartengono alla stessa generazione, alla stessa categoria, quindi c'è proprio un lavoro da fare, diciamo, di educazione Perché complicato. diciamo che tra di loro sono spietati i giovani, tra di loro sono molto spietati, competitivi e quindi appunto agiscono non potendo, non sapendo, spesso dico argomentare, perché di base manca anche questo, aggrediscono facilmente anche dietro delle identità che sono false, perché di fatto accade questo, e quindi appunto lì viene fuori tutta la loro ferocia, tutta la loro cattiveria. Stavi Sì, purtroppo, dicendo, scusami, poi ti ho interrotto, sì. sì, purtroppo sì, però diciamo che questo è il mondo reale che si specchia in un mondo dove puoi agire anche senza dichiarare diciamo, chi sei, quindi da un lato ti senti un po' più protetto e giustificato a dire delle volte cose che non si dovrebbero dire. La verità è che bisogna insegnare a rispettare le persone in qualunque mondo ti trovi, Infatti, online. ad ogni modo, infatti. Bene, quindi complimenti anche per questa iniziativa. Chi odia paga, mi piace questo progetto. Quindi questa sinergia anche tra startup, tra privato e pubblico e l'istituzione è importantissima. Io, data l'opportunità che mi stai dando oggi di questa rubrica, non posso esimermi da sollevare una questione che vede spesso le donne. Nel confrontarsi con degli strumenti digitali informatici è in qualche modo discriminata. Ti elenco qualche
qualche dato che ho comunque preso dalla lettura di un libro che è uscito da qualche giorno. Pensiamo per esempio alle dimensioni dello smartphone o dello smartwatch, quindi pensiamo alla mano dell'uomo o al polso della donna, quindi risultano essere troppo ingombranti. O il software di Google, che per il 70%, dice, dai dati empirici rilevati, risponde meglio al parlato maschile rispetto al femminile. Così pure come la prima versione di Siri, l'assistente digitale che rispondeva alla voce, quindi maschile, dove si trovano le prostitute o venditori di Viagra, ma non cliniche dove praticano l'aborto, oppure se dicevi sono stata violentata, Siri rispondevi non capisco che cosa intendi con mi hanno violentata. Quindi tutta una, diciamo, una tecnologia, seppur tra virgolette innovativa, ma fatta da uomini. E in realtà, se spesso si dice, sono degli strumenti unisex, ma in realtà unisex niente, nulla di fatto, perché vanno a soddisfare quelle che poi sono, da un punto di vista proprio di fisicità e di manualità, maschile piuttosto che femminile. Un'altra cosa che volevo, e se i ragazzi della regia mandano anche il video, volevo farti mostrare questo video e poi lo commentiamo insieme. È un video che ha a che fare con le industrie di automobili che tendono a testare le auto auto con dei con dei manichini. manichini. Vediamo se ci carica. Carica, carica. Sì. Cintura di sicurezza. L'uso delle cinture di sicurezza riduce il rischio di morte in un incidente all'80%. Protegge occupanti gettati fuori dall'abitacolo e dell'impatto con il volante cruscotto o parabrezza. Se un adulto di 70 kg non indossa la cintura di sicurezza in un incidente a 50 km all'ora sarà colpito con una forza di 3.500 kg. Allora, sì, è terminato. Allora, da questo video, io ne ho guardati, Paola, è un 15-20 video così, tutti manichini maschili, dove è rappresentato come manichino l'uomo medio, quindi una persona di 70 kg, come dice la stessa pubblicità lì nello specifico. E in realtà quello che manca, per esempio, soprattutto nel caso delle cinture, che viene presa in considerazione la struttura proprio della corporeità maschile e non quella femminile. Spesso io da donna, ma credo tutte le donne dotate di una sporgenza fisiologica, ci gestiamo male la cintura, ma non tanto l'impiccio del gestire male la cintura, quanto poi viene inficiata quella che è la sicurezza della cintura e quindi a monte un problema veramente che va affrontato. Questo così come diciamo, su tanti altri aspetti della progettazione della realtà è un universo della tecnologia e dell'innovazione tutto maschile. Quindi io credo fortemente che data la tua competenza, la tua responsabilità nell'impegno che hai manifestato già come ho detto all'inizio quando eri assessora, io credo che riuscirai a tenere il passo alla tecnologia e da donna con caparbietà sicuramente riuscirai a ridurre quello che poi è a monte una mancanza di informazioni, questo gender data gap che di fatto è questo è quello che manca. Che ne pensi, Paolo? Che dici al riguardo? Sicuramente diciamo che il campo dello sviluppo e delle nuove tecnologie è un campo che è stato dominato sempre dall'uomo, l'uomo dal genere maschile, perché aveva le competenze, studiava la materia e quindi c'erano più sviluppatori uomini che non donne. Pian piano, diciamo, le cose si stanno pian piano equilibrando, quindi si iniziano a trovare ottime sviluppatrici, le università e i dipartimenti di informatica si iniziano a riempire anche di qualche ragazza, ingegneria, eccetera. La cosa importante sono le competenze, quindi bisogna spingere anche le donne, le ragazze, spingere, raccontargli che c'è un mondo fatto anche di lavori che magari non prendevano in considerazione. Bisogna studiare molto per fare determinati lavori, bisogna impegnarsi molto e quindi diciamo, bisogna spingere anche le donne a prendere in considerazione determinate carriere, cosa che sta accadendo. Poi la tecnologia deve essere, come dicevamo prima, inclusiva e deve essere una tecnologia etica, quindi
quando la si fa, bisogna farla pensando a tutte le persone che la utilizzeranno e dando anche la possibilità di capire come è fatta questa tecnologia. Cosa significa etica? Significa che si deve raccontare come vengono sviluppati, soprattutto nell'intelligenza artificiale, gli algoritmi di intelligenza artificiale, affinché poi io possa decidere se acquistare o no una macchina, un'auto autonoma che ha un determinato algoritmo tale per cui prende delle determinate decisioni. Okay? Magari a me non va bene che quella macchina, quando si troverà davanti il bambino o il burrone, vada nel burrone o investa il bambino. E quindi devo sapere qual è l'algoritmo. E addirittura hanno fatto degli studi in cui stanno facendo il training dell'intelligenza artificiale sulla mobilità, utilizzando sia donne sia uomini, perché le donne e gli uomini hanno modi diversi di guidare. Quindi io anche in ufficio sono sempre per le pari opportunità, il portare quello che noi abbiamo di diverso rispetto agli uomini all'interno dei nostri uffici, una gestione, ad esempio, noi siamo molto più, riusciamo molto più a mediare rispetto magari agli uomini, quindi riuscire a tirar fuori anche le caratteristiche della donna che è stata spesso portata negli uffici un po' più come manager aggressivo inizialmente, no? Invece adesso la donna sta iniziando a far carriera anche con le caratteristiche che ha, cioè col fatto che è una mamma, col fatto che è una donna, col fatto che magari siamo anche persone più dolci e quindi riusciamo magari a trovare anche le soluzioni diciamo che vadano meglio al mondo del lavoro, per cui iniziare a apprezzare ciò che c'è di diverso anche nella donna che può fare la differenza all'interno di un ufficio. È lo stesso nelle tecnologie. Le tecnologie sviluppate dalle donne, ad esempio sulle cinture di sicurezza, si prende in considerazione quando la donna è incinta, per esempio. Ed è una cosa interessante, perché chi è stata incinta con la cintura di sicurezza ha avuto delle difficoltà, soprattutto sugli ultimi mesi. Quindi è un percorso lungo, un percorso culturale anche questo. È giusto che si faccia notare quando ci sono dei problemi nella tecnologia che discriminano religioni, che discriminano razze, che discriminano genere, che discriminano ceti sociali. Tutto questo non deve accadere, perché la tecnologia deve portare un vantaggio all'umanità. Bravo. Deve servire per far migliorare, progredire e dare opportunità all'umanità, non alle donne, non agli uomini, non ai bianchi, non ai neri, a tutti. Appunto. Bene, bene. Grazie Paola, davvero sono molto contenta di averti avuta qua e di questo confronto abbastanza proficuo. Prima di chiudere la nostra diretta, io volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che questa sera alle ore 21 seguirà il tour Riparte l'Italia. Si parte con la Basilicata, è un tour online del Movimento 5 Stelle, quindi sarà su tutti i nostri canali del Movimento 5 Stelle. Seguiteci e grazie a tutti. Grazie ancora a te Paola. Ciao a tutti. Grazie Cinzia, in bocca al lupo per il nostro tour e spero di rincontrarti. Grazie. Arrivederci. A presto cara. Ciao.